Era l'11 marzo del 2001, esattamente 20 anni fa, quando la Marcia del Colore della Tierra, dopo 2 settimane di viaggio tra le selve e i villaggi del Messico, giungeva al suo termine. Io quel viaggio non l'ho vissuto direttamente, però grazie ai racconti dei compagni e delle mie compagne che hanno attraversato quell'esperienza, so di per certo che si tratta di un viaggio pieno di ricordi indelebili. Ricordi che ancora oggi e soprattutto oggi, a pochi mesi dall'arrivo della gira zapatista, ci spingono nelle nostre lotte quotidiane a camminare domandando, a non smettere mai di sognare, ma soprattutto a non smettere mai di battersi per un mondo migliore. Come è stato detto in uno dei video che in questi giorni hanno ripercorso la memoria di quell'esperienza, la lotta delle comunità zapatiste è un faro. Un faro che illumina e guida tutte quelle persone che nel mondo sono disposte a lottare. E io mi sento illuminata da questo faro. Mi sento illuminata come donna, come ragazza di 20 anni che guarda con grande speranza a quelle donne indigene del Chiapas che, a partire dalla Ley Revolucionaria de las Mujeres, hanno dichiarato di voler lottare per liberarsi, di voler accendere una rivoluzione nella rivoluzione. Perché solo questo può essere la lotta transfemminista, cambiare il sistema per liberare i nostri corpi, per autodeterminarsi, ma soprattutto per poter essere libere di essere. E mi si accende l'anima ogni volta che nel mondo una piazza si riempie con ogni mezzo necessario per abbattere quel sistema oppressore. Succede perché quando esco di casa e mi sento discriminata perché donna, quando subisco qualsiasi tipo di violenza o quando qualsiasi persona viene discriminata per la propria scelta di identità, mi spinge questo fuoco a lottare assieme a tutte le compagne che nel mondo lottano e si battono per rompere queste catene che da troppo tempo ci tengono legate. E le donne indigene del Chiapas all'interno delle comunità zapatiste hanno insegnato al mondo a lottare per poter ripensarsi in un modo nuovo, per farsi ascoltare una volta per tutte, ma soprattutto per essere ribelli. Io, per ragioni anagrafiche, ero solo un bambino, non ho partecipato alla Marcia del Colore della Tierra. Sono stato in Chiapas nel 2019 e anche a così tanti anni di distanza ho potuto però percepire l'importanza di quel momento, di quella marcia. E da quel momento gli zapatisti e le zapatiste smetteranno di chiedere l'attuazione degli accordi di San Andrés e inizieranno ad auto-organizzarsi nei territori, a creare la loro autonomia. E da lì parte tutto il percorso che porterà nel 2003 a fondare i Caracol e la strutturazione dell'autonomia nei territori attraverso il sistema educativo autonomo, il sistema giudiziario autonomo, il sistema sanitario con le cliniche autonome e ovviamente il governo autonomo. E io penso che sia questa l'autonomia, questa la maniera di auto-organizzarsi nei territori che vorrebbero portare qui da noi quest'estate con la Gira Zapatista. Uno degli effetti però di questa prospettiva, di questa gira, penso che ci sia già, perché nell'organizzare l'accoglienza è un po' come se già ci stessimo organizzando seguendo le orme zapatiste, no? E in questo momento ci sono assemblee territoriali, assemblee nazionali, assemblee europee, ci sono varie commissioni di lavoro per organizzare l'accoglienza ed è un po' come se riproducessimo il loro sistema autonomo qui, perché è un po' come il sistema di comunità, di municipio, della zona del Caracol, delle varie commissioni. E quindi penso che si debba ripartire dalla coscienza che la vera autonomia è occuparsi dei propri territori e di costruire il proprio percorso. I compagni zapatisti hanno chiarito come la questione ambientale e le resistenze all'estrattivismo che si sviluppano nel mondo saranno un tema centrale per la Gira, perché il tema è trasversale a tutte le lotte che combattono il sistema capitalista neoliberale. Questo sistema in Chiapas continua a veicolare la costruzione di un megaprogetto dall'impatto ambientale devastante come il Tren Maya, giustificandola come un volano economico e turistico per le comunità indigene del Chiapas, nonché un mezzo di trasporto per la popolazione.
Lo stesso sistema, lo stesso modello, qui nel nostro territorio continua a veicolare l'artificiale contrapposizione tra lavoro e ambiente per delegittimare le istanze di coloro che non vogliono il passaggio delle navi, delle grandi navi all'interno della laguna. Oppure lo stesso sistema dà avvio all'iter per la costruzione di un inceneritore di rifiuti dalla conclamata nocività. Ecco, questo mi fa venire in mente un episodio a cui ho assistito nel 2017 presso la comunità di Agua Clara, dove le basi zapatiste gestiscono un balneario tra immense difficoltà, pressioni e ovviamente senza scopo di lucro. In questa conversazione un compagno spiegava sulla sollecitazione di un altro le sue remore, le sue paure nel, come dire, sfruttare maggiormente le potenzialità turistiche di un posto così idilliaco, mettendo in campo una serie di possibili derive che avrebbero interessato il tessuto socio-economico delle comunità e che avrebbero snaturato poi lo zapatismo. Ecco, la lungimiranza di questa riflessione io oggi la rivedo attorno a me, nelle derive che si esprimono nel nostro territorio proprio inerenti a questi processi. Negli anni 90 il levantamento zapatista ha creato dibattito intorno al concetto di autonomia, anche attraverso la sua pratica. Non possiamo non parlare, nel ponte ideale tra la marcia e la gira della prossima estate, della rivoluzione confederale in atto in Siria del Nord. Il collegamento tra la selva del Chiapas e le pianure desertiche della Siria del Nord è tutt'altro che ideale e astratto, e risulta tale sia evidente che i teorici della rivoluzione del Rojava, in atto dal 2012, si sono ampiamente ispirati al levantamento zapatista e ne sono prova i principi fondanti e soprattutto le istituzioni rivoluzionarie. La storia di entrambi i movimenti nasce dalla necessità di difendersi dagli attacchi degli stati, che attraverso l'implementazione di politiche di assimilazione culturale, tentavano e tentano di opprimere i popoli indigeni, sia in Messico che in Siria, di cui la decisione di creare formazioni armate di autodifesa che sono le YPG, YPG e anche le AZLN. Probabilmente la somiglianza più importante tra le due rivoluzioni è quella della riorganizzazione sociale e politica. In questo ambito, quindi, caracoles e cantoni si assomigliano e sono luoghi politici dove educazione, salute, uguaglianza e autodifesa sono le parole d'ordine. È così subito chiaro all'occhio di tutti quale sia il motivo per cui le rivoluzioni del Chiapas e del Rojava sono continuamente attaccate. Che viva la rivoluzione zapatista, Bijí Berguadana Rojava. Care compagne zapatiste e cari compagni zapatisti, queridos compas, i sogni attraversano gli oceani. Per questo vi aspettiamo in Italia, per condividere le lotte per l'autonomia, per la democrazia, per i diritti, per la giustizia climatica e sociale, per la libertà di movimento contro l'idra capitalista. Come sempre, noi con voi, abajo y a la izquierda, donde está el corazón.